Ciao ragazzi, come state? Allora, oggi è il 26, vigilia della partita di Coppa Italia contro la SPAL e vedremo un attimino come sarà la formazione. Non ne ho idea, non stiamo a fare una probabile che è difficile da indovinare per via del tanto turnover che ci sarà domani. Si vedranno tantissimi giocatori giovani all'interno della rosa titolare della Juventus e anche i ricambi saranno giocatori che in questo momento non hanno tanti minuti nelle gambe. Quindi lasceremo da parte un po' i titolari per concentrarci sul recupero dei giocatori che sono un pochino fuori dal percorso e ovviamente cercando di ipotecare il passaggio del turno perché sarebbe veramente, non dico un disonore, ma quasi uscire contro una squadra di Serie B in Coppa Italia. Quindi l'obiettivo principale rimane il passaggio del turno e questo deve avvenire. Prima di tutto, OneFootball, qui sotto in descrizione, proprio per avvicinarci a questa partita con la SPAL, ma non solo. Questo sarà un video di calciomercato, sarà un video chiacchiera tra me e voi, non so neanche quanto verrà lungo. Quindi OneFootball, qui sotto in descrizione, per rimanere aggiornati su un mercato che, possiamo dirlo, fino ad ora è stato, non dico deludente, ma sicuramente immobile. Non Ciro, il mercato, OneFootball, gratis per iOS e Android sui vostri smartphone. No, dicevamo immobile. Io non mi aspettavo tanto, lo sapete se andate a vedervi qualche video vecchio, tipo quello del 31 di dicembre, in cui vi davo il buon anno, salutavo l'anno vecchio, davo il benvenuto all'anno nuovo. Dicevo, non aspettiamoci chissà cosa da questo mercato, perché sicuramente non sarà un mercato entusiasmante, un mercato nel quale cambieremo fisionomia alla squadra. Ieri invece vi dicevo che c'era un nome su tutti che sarei andato a prendere in questo momento, Rodrigo De Paul. Qualcuno mi ha detto, non c'entra niente con il ruolo di regista. Vi invito ad andarvi a rivedere un po' l'Udinese dell'anno scorso, dove De Paul, soprattutto nella partita che abbiamo giocato contro di loro, dove abbiamo perso a Udine, quella partita che poteva voler dire scudetto e che non è stato scudetto, dove fece gol d'élite. Insomma, De Paul lì fece una grandissima partita da regista di centrocampo e ovviamente non è il suo ruolo principale, ma lui ha fatto anche quello. Altri mi hanno detto, ma è promesso sposo all'Inter, se è un calciatore dell'Inter, vedremo. Io ho espresso una preferenza su quello che potrebbe essere il giocatore ideale da inserire in un contesto come questo a gennaio, ecco, a campionato in corso. Invece per l'anno prossimo sarà necessario magari investire su altri profili per dire Locatelli, che sappiamo essere un pallino della Juve, e da quanto si legge anche di Pirlo, che avrebbe voluto a tutti i costi un'opzione per Locatelli, se non già da quest'anno, per il prossimo. Quindi magari quest'estate si parlerà di questa cosa. E proprio con il Sassuolo andiamo a intrecciarci con Scamacca. Abbiamo fatto un video qualche tempo fa parlando di Scamacca. Vi dicevo che avrei preferito prendere Scamacca piuttosto che Milik, e questo è avvenuto perché Milik è andato via dall'Italia, è stato ceduto dal Napoli. La Juventus, però, in questo momento sta trattando, sta accelerando per Scamacca per inserirlo all'interno della propria rosa già a gennaio. Ecco, io adesso non dico di rimangiarmi le parole, però avevamo ipotizzato uno scenario nel quale poi Scamacca sarebbe stato ammortizzato con determinati giocatori. Invece, quello che si legge ad oggi è uno Scamacca che arriverà già a Torino in questa sessione di mercato, sarà integrato all'interno della rosa della Juventus e poi tra 6 mesi, un anno e mezzo, quello che sarà, la Juventus dovrà sborsare tra i 20 e i 25 milioni di euro. Si parla dai 22 e i 25 milioni di euro nelle casse solo cash, quindi senza l'inserimento di altri giovani. Per dire, la Juventus domani sosterrà le visite mediche di Aké, che è un giovane del Marsiglia che arriva con uno scambio, ancora una volta, come abbiamo fatto con Félix Correira, col Manchester City. Insomma, la Juventus su queste cose è molto attiva, ma ovviamente non è questo il mercato principale della Juventus prima squadra. Queste sono operazioni di contorno. Ed è quello che mi aspettavo invece anche per la prima squadra, andare a prendere un attaccante che può servire, come no, lo sapete come la penso, se probabilmente con Dybala e Kulusevski, che sono in panchina, in questo momento c'è Morata addirittura, perché Kulusevski è titolare, ma non penso che sia questa la strada. Non so quanto poi abbia senso effettivamente inserire anche un'altra punta, a meno che quella punta non possa essere Edin Dzeko. E vi dico di seguire Romeo, Romeo ce l'ha detto chiaro e tondo, per Dzeko non c'è niente. Adesso stiamo leggendo che la Juventus avrebbe potuto offrire Bernardeschi o Khedira, allucinante, alla Roma in cambio di Edin Dzeko e che la Roma ha rifiutato, ma Romeo è stato uno dei primi, anzi forse il primo in assoluto a dire no, la Juventus non sta trattando per Edin Dzeko. Quindi un giocatore come Dzeko a fine carriera con esperienza che viene e sta in panchina ci può stare. Un altro è Giroud, lo sapete bene, per me Giroud è uno dei profili migliori da andare a inserire in questo contesto, perché è un giocatore con una struttura fisica importante, tecnico, con esperienza e che sicuramente non viene con il grado da titolare, non viene con l'aspettativa di giocarle sempre. Poi ovviamente magari a Dzeko e Giroud qualche soldino di stipendio in più lo devi pagare, e allora magari la Juve preferisce andare su un profilo più giovane, che ha
determinate caratteristiche, non ha ovviamente l'esperienza perché Scamacca è veramente giovane, ma è anche quasi 2 metri di uomo, quindi insomma diciamo che a livello fisico la palla la può tenere alta, può spizzare qualche pallone nei momenti difficili della partita. Anche Llorente lo dobbiamo togliere da quella famosa lista di nomi papabili di attaccanti che potevano arrivare, come avevano tolto Quagliarella. Llorente molto probabilmente andrà all'Udinese, è quasi fatta con l'Udinese, a proposito di De Paul. Quindi la Juventus andrà su Scamacca, però veramente pensare in questo momento che siamo obbligati a sborsare cash, così tanti soldi, per un giocatore che può essere un prospetto come no, quindi io mi auguro che la Juventus abbia in testa Scamacca come potenziale crack, come attaccante del domani della nazionale italiana, perché se no è un investimento abbastanza elevato, soprattutto in questo momento in cui le trattative devono cercare di abbassare un po' il valore del cartellino, proprio perché il Covid ha messo in difficoltà economica non solo noi persone normali, ma anche i club di Serie A, i club internazionali, appunto come la Juve, come l'Inter. Sappiamo bene la situazione dell'Inter in questo momento. Quindi pensare che la Juve vada a sborsare così tanti soldi per Scamacca cash mi fa pensare che o sono assolutamente convinti che questo possa essere il giocatore del domani, oppure che lo vogliono prendere perché poi qualcosina si può incastrare. E allora torniamo al discorso Locatelli. Società amiche, va bene, io ti prendo Scamacca, ti do 25 milioni di euro, 22 milioni di euro, quelli che saranno cash, però l'opzione Locatelli, cercato anche dal Manchester City all'interno di questo campionato, la teniamo viva e magari a sto punto non costa più 40, cerchiamo di abbassare o addirittura di inserire per Locatelli delle contropartite, perché sennò io veramente questa operazione non la capisco. Quindi se la Juventus fa un'operazione in prospettiva col Sassuolo per eventuali altre trattative di quest'estate, è un conto, sennò veramente dare così tanti soldi per Scamacca cash, secondo me è un po' un azzardo e un rischio, anche perché abbiamo visto che Chiesa, Morata, McKennie sono giocatori che sono arrivati in prestito, no? Con il diritto di riscatto nel tempo, a seconda di quello che potevano fare in una squadra come la Juventus. Non vorrei mai di rimanere fregato, no? Di spendere così tanti soldi per un giocatore per poi non integrarlo mai all'interno della rosa e girarlo, come sempre accade, come spesso accade in altre squadre. Vediamo l'esempio di Pellegrini, potremmo farne tanti altri, lo stesso Piazza, che vabbè, lì purtroppo è stato sfortunato, stavo pensando un po' al Genoa. E dicevo, l'unica vera cosa che avevo in testa in questo calciomercato era l'uscita di Khedira, che adesso c'è questa voce che è stata offerta alla Roma, ci credo fino a un certo punto, ma Khedira è ancora qua. Khedira è il 26 di gennaio ed è ancora qua. E ragazzi, il 1 febbraio chiude tutto. E quella era l'unica operazione del quale ero sicuro. Poi le altre non mi interessava, potevamo fare delle operazioni appunto per l'Under 23, per la primavera, in prospettiva, e sono cose utili da fare secondo me queste qua nel mercato di gennaio, oppure prendere un giocatore da inserire all'interno del contesto squadra perché mancava un giocatore di quel tipo. Il terzino sinistro, per dire che abbiamo solo Alessandro se vogliamo giocare qua a difesa 4, o Frabotta, ma di Frabotta abbiamo già parlato tante volte, ultimamente abbiamo visto addirittura Bernardeschi fare quel ruolo, però sicuramente la Juve non ha un vero e proprio vice Alessandro se vogliamo giocare qua a difesa 4, Alessandro terzino sinistro, a meno che poi non ci si metta Danilo, e questo è un altro discorso. Poi ovviamente la Juve gioca con un 4-4-2 un po' strano, nel quale anche l'esterno alto può risultare terzino. Però ad oggi questo è. Mercato bloccato, mercato nel quale la Juve non ha ancora inserito nessuno all'interno della rosa della squadra, non ha neanche ceduto i rami secchi, i giocatori che erano palesemente in uscita, e sembra essersi concentrata principalmente su Scamacca, che pagherà cash. Fatemi sapere anche un po' le vostre considerazioni, magari io non ho preso in esame delle ipotesi che possano tornare utili e che voi avete in mente e che a me semplicemente non sono arrivate. Quindi vi aspetto qui sotto nei commenti, ci vediamo noi domani sera su Twitch e appunto su YouTube per il post partita di Juventus-Spal, della partita con la Spal di Coppa Italia, sperando, come vi dicevo prima, di andare avanti, perché è importante dare continuità, non tanto nella formazione domani, perché sarà necessario del turnover quanto più nei risultati.